costruisce molti percorsi obbligati e porta problemi scientifici. Insieme il sito, quindi questa è una rivista, ve lo dico come è fatta, ma prima vi dico che il sito che ospita Quest ospita anche una sezione Quest Italia e domani potrebbe averne una Quest Deutschland e Quest France, non sappiamo perché non ci poniamo limiti. Parliamo intanto di questa Quest Italia che ha lo scopo di dialogare e fornire servizi al pubblico specificatamente interessato alla storia dell'ebreo in Italia e specificatamente interessato a agire su una piattaforma in lingua italiana. Quindi è dentro il sito, ma è distinto dalla rivista vera e propria, conterrà strumenti di vario genere. Al momento quelli che stiamo lavorando e che dovrebbero essere online in questa settimana è una bibliografia di studi sugli ebrei in Italia nell'epoca della modernità, dal 700 ad oggi, di saggi storici, non escludendo le testimonianze, con le notizie biografiche di ciascun libro e schede progressivamente sulla maggior parte dei volumi principali, che mi pare, ora non vedo qui. Mi pare che siamo fra i 50 e i 70 titoli all'anno, riusciamo a selezionare. Dovrebbero andare online quelli del 2008 e poi a breve quelli del 2009 e poi procedere periodicamente con gli aggiornamenti. Una bibliografia, due selezioni di articoli culturali della stampa quotidiana, sempre come servizio, e poi è in fase, abbiamo praticamente completato la creazione della struttura informatica e la decisione nostra di come fare una sorta di notiziario informativo sulle tesi di dottorato appena concluse, sempre in Italia, sempre relative a detto periodo. In questa prima fase la rivista è articolata in una sezione monografica che si chiama Focus, in una sezione in cui un volume è discusso da più studiosi, e in una sezione con recensioni brevi, più brevi di singole di studi di carattere rilevante. Il tema monografico del numero 1 che abbiamo messo online circa 7-8 giorni fa è, e qui siamo appunto tutto sull'inglese, The Jews in Europe After the Shoah, Studies and Research Perspectives. Gli articoli che ci sono compresi concernono la Germania, l'Ungheria, la Polonia, la Russia o l'URSS postbellica, due saggi sull'Italia. Lo trovate tutto, ce l'ho qui, ma è inutile usare tempo per leggerli. Doveva essercene anche uno sulla Francia, che per una serie di motivi, come capita in tutte le buone famiglie, non è arrivato in tempo. L'obiettivo era non fare a tappeto paese per paese, ma cercare i paesi principali o più caratteristici per qualche motivo e andare a vedere come si è intrecciati, ogni articolo è diverso, qual è una delle ricerche storiche su ciò che è avvenuto nei 50 anni, chiamiamoli così, post bellici, post Shoah, e vedere che tipo di studi si stanno sviluppando e quali sono le problematiche che questa storiografia nazionale sta affrontando. Il prossimo numero dovrebbe essere sugli ebrei e le città, o le città degli ebrei più correttamente, con una panoramica l'elenco delle città ancora non è definito, per cui prendetelo con largo beneficio di inventario, ma solo per dare un'idea, le città che via via nel 700, 800, 900 hanno avuto una presenza caratterizzante di ebrei più che altre, e poi ovviamente c'è un lungo elenco nel quale verranno fatte molte scelte per cercare sia di trovare tipologie diverse, sia di vedere se ci sono persone in grado di scrivere su questi temi, ma quindi vi do un elenco solo per dare
da Amsterdam a Berlino, a Vienna, a New York, a Tel Aviv, ma solo per questo per dire, le città degli ebrei, le città che, nelle quali gli ebrei hanno avuto un'attività ebraica rilevante e un ruolo caratterizzante rispetto alla città. Quindi si torna sia storia ebraica, sia storia del rapporto fra, scusate, Tel Aviv, fra minoranza e sempre diversa come caratterizzazione ebraica e maggioranza sempre diversa come storia nazionale. Non vi dico altro su questo, noi siamo totalmente a disposizione sia di informazioni sia di critiche. Noi abbiamo bisogno, come il sale, delle vostre critiche. Una volta che tornate a casa, vi aprite, vi guardate questa rivista e dite questo non va, pensate questo non va, per piacere ditecelo, perché è tutto molto... No, siamo ben coscienti, siamo tutti adulti e ben coscienti e consapevoli di cosa stiamo mettendo in piedi, però la possibilità di errori, sia di quelli piccoli tecnici connessi alla modalità del digitale del web, sia della caratterizzazione della rivista, siamo coscienti di poterla avere e vi saremo grati se ci aiutate non tanto a correggerli ma a configurare meglio il tutto. Poi magari alcuni di questi suggerimenti non li accoglieremo, ma sono benvenuti lo stesso, questo è importante saperlo. Per parlare qui abbiamo pensato di proporvi tre riflessioni di vario tipo, due di queste concernono in qualche modo la riflessione di partenza del progetto di rivista, quindi anche se sono discorsi che hanno una loro autonomia e non sono direttamente connessi al contenuto di questo primo fascicolo, però fanno parte del processo di elaborazione collettiva, raramente fatto di persone, molto fatto con email molto complessi, anche in digitale, e sono quelli di Cristiana Facchini e Guri Schwarz. E poi Tullia Catalan, alla quale abbiamo chiesto di, abbiamo deciso insieme tutto, di partecipare con un intervento che riguardasse più concretamente la storia, un capitolo della storia che vogliamo raccontare. Io inizierei dando la parola, come da programma, a Cristiana Facchini sui Jewish Studies in Italia. E forse, visto che il pubblico è un po' variegato, ti chiederei di iniziare dicendo cosa significa la formula Jewish Studies. Benissimo, infatti questo abbiamo tenuto il termine inglese Jewish Studies, che in italiano sono traducibili, è traducibile il termine con studi ebraici, un po' meno esotico, ma che indica una tendenza, diciamo così, nel mondo anglosassone di far convogliare all'interno di questa cartella Jewish Studies tutta una serie di ricerche sulla cultura ebraica che abbiamo anche in Italia, con una specificità propria e tipica dell'Italia e del contesto nazionale italiano che cercherò un po' di descrivere. Volevo però aprire, diciamo, questa riflessione in realtà con un aneddoto che risale esattamente a una decina di giorni fa. A un convegno mi è stato chiesto da un docente di storia ebraica americano che cosa insegna uno storico dell'ebraismo e uno storico che si occupa di storia ebraica in Italia a studenti che sono per lo più non ebrei, cioè insomma la maggior parte dei nostri studenti in Italia non sono ebrei, sono ovviamente, vengono da, sono o cattolici o non cattolici. Adesso ci sono studenti che di seconda generazione, figli di immigrati, quindi abbiamo ad esempio a Bologna molti studenti di famiglie musulmane. E la mia risposta è stata immediata, nel senso che io non avevo alcun dubbio sul che cosa si insegna e perché si insegna storia ebraica a studenti non ebrei in Italia, e ho risposto dicendo che si insegna una parte importante della storia d'Europa.